Allora, prima di tutto c'è una parte di cose che probabilmente vi interessa sapere. Sapete certamente il titolo del corso e il fatto che si tratta di un corso da 4 CFU. Vi renderete presto conto nel corso, durante il corso, che io sono dalla vostra parte. Però questo non vi induca a pensare che l'esame sarà facile. L'esame sarà come tutti gli altri, cioè vi chiederò di sapere ciò che abbiamo discusso al corso. Poi parliamo meglio di come si svolge l'esame. Io adesso vi dico una serie di cose, dopodiché qualunque altra cosa vogliate sapere, chiedetela. Intanto il significato del corso. Il corso vuole essere, prima di tutto, un'introduzione alla ricerca scientifica come condotta in laboratorio. Questo serve perché, di fatto, non esiste un insegnamento formale su come si faccia ricerca. Può sembrare strano, ma la ricerca si impara per imitazione, per osmosi, per vicinanza con i ricercatori più anziani, con tutti i difetti, le inefficienze e talora le storture che questo comporta. I difetti perché potreste capire una cosa invece di un'altra, l'inefficienza perché imparare in questo modo è più lungo, è più difficile. Devo parlare uno sempre a imparare una lingua straniera andando nel posto in cui si parla. Sì, si può imparare una lingua straniera da zero anche così. Di solito è più lento, è più faticoso e il livello, la qualità della lingua per come la si parla rimane più basso. Mentre se si va nello stesso luogo con una buona base grammaticale, con una solida conoscenza a priori, l'apprendimento della lingua è più facile, più veloce e migliore come risultato finale. La stessa cosa, secondo me, vale per la ricerca scientifica. Se voi avete chiaro come si conduce questa ricerca, già quando entrate in laboratorio, farete la prima parte del vostro percorso nella ricerca più rapidamente. Ora non è detto, soprattutto non è detto per voi della triennale, perché ancora diversi anni da voi prima di entrare realmente, davanti a voi prima di entrare realmente in un laboratorio di ricerca, che poi vogliate tutti dedicarvi alla ricerca stessa. Tuttavia, questo corso ha anche la valenza di insegnarvi a capire da dove vengono i fatti scientifici, da dove vengono le cose che studiate, che è un altro elemento che frequentemente, ma non sempre, manca nei corsi ordinari, manca nei libri di testo. E questo è importante a prescindere da ciò che farete. È importante anche perché vi insegna indirettamente come applicare il senso critico alle cose che apprendete, che leggete, che qualcuno vi dice. Il senso critico consiste nel chiedersi da dove viene questa informazione, la fonte è valida, ci sono delle prove sufficienti per fare questa affermazione. Questo è un processo tipicamente scientifico che non si applica però solo alla scienza. Quest'anno, come dicevo, è la prima volta che insegno e svolgo questo corso alla triennale. Precedentemente lo facevo alla magistrale. Molto spesso, alla fine del corso, gli studenti mi hanno detto: ah, se avessimo seguito questo corso alla triennale, avremmo capito molto meglio, avremmo studiato molto meglio. Io non sono sicuro che questo sia vero, però me l'hanno detto molte volte e può ben esserlo. La mia incertezza discende da questo, che voi non avete ancora avuto praticamente nessun contatto con il laboratorio, né lo avrete di fatto fino a quando non farete il tirocinio della magistrale, perché il periodo di tirocinio della triennale è troppo breve e troppo superficiale per fare una vera esperienza di laboratorio. Quindi le cose che diremo qui rimarranno latenti, ma spero non saranno cancellate nelle vostre menti, fino a quando non entrerete in un laboratorio. Spero comunque che lasciano le tracce sufficienti. Il vantaggio
almeno potenziale, e forse sarete voi fra un anno o due a dirmi se è vero o no che è così, e che forse riuscirete a capire meglio ciò che studiate, riuscirete a studiare meglio, perché comprenderete da dove vengono i fatti scientifici che andate via via a conoscere. Poi il corso naturalmente è incentrato sulle scienze biologiche, ma quello che diremo, con le varianti del caso, si applica a ogni forma di indagine scientifica. Quindi non è confinato alle scienze biologiche, anche se pressoché esclusivamente di esse parleremo. Una cosa da dire subito è che i suggerimenti da parte vostra sono molto graditi. Se c'è qualcosa che vi interessa discutere a lezione, come lezione, durante la lezione, lo possiamo fare. Sono benvenute anche le critiche, non pretendo di essere infallibile, e soprattutto le proposte, appunto, da parte vostra. Se avete degli argomenti di vostro interesse che non tratteremo, vi farò vedere fra un momento qual è il programma dettagliato del corso, potete dirlo e vedremo di parlarne. Ove possibile, io raccomando la frequenza al corso. Non è indispensabile, non la richiedo per fare l'esame. Ci sono stati in passato studenti eccellenti che hanno fatto l'esame senza aver mai seguito il corso. Ci sono stati anche casi notevoli di studenti che hanno seguito il corso e non avevano nessun'altra fonte per imparare. Mi è capitato 3 anni fa a Sapienza una studentessa francese che non capiva l'italiano e per la quale ero costretto a fare mezza lezione in italiano e mezza in inglese. Questa ragazza, senza aver avuto modo di utilizzare il libro, senza aver potuto accedere ad altre fonti di informazione, ha fatto un esame perfetto. Quindi diciamo ci sono molti modi per prepararsi all'esame e fra poco riprendiamo il discorso. Perché, dicevo, raccomando la frequenza lezione? Perché il corso è molto interattivo, cioè non parlerò sempre io, vi farò domande, stimolerò le vostre riflessioni, cercherò di farvi arrivare alle conclusioni per vostro conto piuttosto che scodellarvele pronte. Quindi questo naturalmente si può fare soltanto in presenza. E naturalmente quindi vi invito a partecipare attivamente. Ci sono sempre alcuni ragazzi un po' timidi, cercate di vincere la timidezza e parlate. Direi che possiamo... Ecco, questa diapositiva si limita a illustrare il concetto che vi dicevo prima. Il corso serve a prepararvi all'ingresso in laboratorio. Ora, purtroppo non c'è nulla che possa completamente sostituire l'esperienza. Così come, per utilizzare lo stesso paragone che ho usato prima, non c'è studio sui libri che possa sostituire l'esperienza in loco per imparare una lingua. Allo stesso modo, non c'è corso, non c'è testo che possa sostituire l'esperienza in laboratorio. Però ci si può preparare a questa, e la preparazione, io credo, è importante. Questa è la vostra partecipazione in aula. Non abbiate questo sguardo un po' allucinato, perso all'infinito, cercate invece di partecipare attivamente, in maniera intelligente, e vedere che ci divertiremo anche di più, oltre a rendere il corso più efficace. Il materiale didattico. Il materiale didattico, poiché Tor Vergata non mette a disposizione spazi web per le AES, è sul mio sito personale, che è questo. Sul sito troverete l'indice del libro di testo, che è il programma del corso.
il link per acquistare il libro di testo, se volete, non è obbligatorio, su Amazon. Il link alle videoregistrazioni delle lezioni, che non vi consiglio di cercare su YouTube perché troverete un guazzabuglio di lezioni di tanti anni di due università diverse. Seguite il link e andrete a colpo sicuro su quelli del vostro corso di quest'anno, e troverete le diapositive di PowerPoint che usiamo durante le lezioni. Quindi avrete tutto qui dentro. Per quello che riguarda l'indice del libro e il programma del corso, eccoci qua. Allora, il corso è diviso in quattro parti fondamentali. La prima sono le basi filosofiche della scienza, rudimenti. Se qualcuno di voi non ha amato molto la filosofia alle scuole superiori, state tranquilli perché non parleremo di filosofia astratta, teoretica, ma vedrete che saremo molto concreti nei nostri ragionamenti. Però è importante capire su cosa si basa la scienza, perché altrimenti o non le crediamo oppure ce ne fidiamo ciecamente. Entrambe le posizioni sono sbagliate. Parte seconda, basi metodologiche fondamentali. Ecco, questi sono i veri fondamenti del lavoro in laboratorio. Abbiamo qui diciamo modalità di ricerca che implicano l'isolamento delle variabili allo studio, avere controlli positivi e negativi, avere ridondanza di evidenza e così via. Questi sono proprio gli strumenti che si utilizzano in laboratorio e anche sul campo, per chi faccia ricerca al di fuori del laboratorio, e che devono essere il vostro pane quotidiano nel caso vi occupiate di ricerca scientifica. La parte terza è la costruzione di un progetto di ricerca, questo è molto in avanti rispetto a voi, ma vedrete che sarete in grado voi stessi di immaginare un progetto di ricerca. Quello che cercherò di spiegarvi è come scaturisce e poi come si costruisce un progetto di ricerca nella mente di un ricercatore, o meglio ancora di un gruppo di ricercatori, perché di solito la ricerca si fa in gruppo, la ricerca biologica quantomeno. Ma quasi ogni tipo di ricerca si fa in gruppo. Forse qualche matematico misantropo può fare ricerca per proprio conto, ma i biologi difficilmente. E infine la quarta parte riguarda alcuni aspetti di vita reale in laboratorio. Vedete, parleremo di etica della ricerca, di pubblicazioni scientifiche, dell'importanza di leggere la letteratura scientifica, di come si svolge la vita in laboratorio, come si tengono i quaderni di laboratorio. Questa scritta residua, in realtà, di solito alla magistrale concludevo il corso con una lezione facoltativa, una richiesta all'esame, di orientamento per il percorso immediatamente pre-laurea e soprattutto post-laurea. Nel vostro caso questo non si applica, ma se avete delle domande su cose di questo genere, volentieri ve ne parlerò. Ho il libro di testo, come vi dicevo, eccolo questo. Vi dicevo che non è essenziale per la preparazione dell'esame, o per inciso non ci guadagno nulla, prezzo di costo. L'ho scritto dopo aver fatto due anni di insegnamento qui a Tor Vergata, e lo troverete spiegato nella prefazione al libro, perché ho chiesto agli studenti dopo due anni, anzi il primo, il secondo anno, ho chiesto loro: ma se lo aveste vi piacerebbe avere un libro? E dovete sapere che alle magistrali molti corsi non hanno un libro di testo. Si studia sulle dispense, sulle registrazioni delle lezioni, sugli appunti e così via, ma non c'è un libro di testo. Questo perché molti corsi sono così settoriali che un libro di testo semplicemente non c'è. E io mi aspettavo che i ragazzi
i vostri colleghi un pochino più anziani, mi dicessero: ma no, a che cosa servono i libri? Ormai abituati a questo andazzo di materiale didattico frammentato e vario. E invece mi hanno detto: magari avessimo un libro di testo. Così, dopo 2 anni, mi sono accinto a scriverlo e l'ho fatto. Ma, come dicevo, non siete tenuti a prendere il libro di testo. Potete studiare sulle registrazioni delle lezioni o in qualunque altro modo vi sembra appropriato prepararvi per l'esame. C'è una cosa in cui il libro può esservi utile, e cioè il fatto che queste nozioni è molto difficile trovarle perfino sul web, perché nessuno si prende la briga di ordinarle in modo sistematico e di renderle fruibili a giovani ricercatori in erba. Questa è appunto la pagina del sito web dedicata al libro di testo. Quest'altra pagina invece dimostra le lezioni, quindi cliccando su ciascuno di questi link voi andate direttamente alla lezione su YouTube, e in quest'altra pagina trovate le presentazioni del vostro anno. Ah, ecco, sembra che ritrovano queste cose. Benissimo. Esame. Diversi di voi mi hanno chiesto dell'esame. Allora, l'esame è orale, finale, ed è basato soprattutto sulla vostra capacità di ragionare, che è insieme una buona e una cattiva notizia. La buona notizia è che ci sono poche nozioni che dovete imparare. La cattiva, per alcuni almeno, è che ragionare all'impronta può essere difficile, ma faremo esercizio in questo senso, e comunque vi assicuro che con una buona preparazione chiunque di voi è perfettamente in grado di sostenere un ottimo esame. Cioè non vi chiederò cose astruse e complicatissime, vi chiederò soltanto di applicare i concetti generali che imparerete durante il corso a degli esempi che possibilmente siano di vostra ideazione. Cioè, piuttosto che usare esempi che abbiamo utilizzato a lezione o che sono sul libro, tendenzialmente sono diversi per aumentare la varietà degli esempi del libro, cioè gli esempi di uso a lezione non sono gli stessi che trovate sul libro, chiederò a voi all'esame di proporre un esempio a cui applicare certe conoscenze, in modo da vedere se le avete acquisite, se le padroneggiate. Altre domande sull'esame? Del materiale didattico abbiamo già parlato, non c'è molto altro da dire come introduzione, a meno che non abbiate le domande al di là dell'esame. Scusami? Le date dell'esame naturalmente dipendono dalla fine del corso, non ho fatto dei conti precisi perché ci sono sempre le vacanze, i conti, è difficile. Comunque dobbiamo finire a fine maggio e subito dopo, diciamo intorno al 10 giugno, giù di lì, ci sarà l'esame per chi lo vuole. Poi ce ne sarà un altro a luglio, poi ce ne sarà un altro a settembre, insomma avrete tranquillamente modo di fare l'esame quando vorrete. Prima di cominciare col corso vero e proprio, vorrei spiegarvi un concetto non necessariamente ovvio. Perché è importante, al di là di ciò che vi ho già detto, perché è importante che acquisiate in partenza una base per il vostro futuro ingresso in laboratorio. Perché, abbiamo detto, questo sostituisce, anticipa anzi, e rende più efficiente l'apprendimento per imitazione, per osservazione dei più anziani, ma anche perché
dovete sapere, se non ci avete mai pensato, che è importante trasmettere per quanto possibile l'esperienza e la conoscenza. L'esperienza, lo accennavo prima, non si può trasmettere interamente. Vedremo fra breve che cos'è l'esperienza, come la definiamo l'esperienza. È trasmissibile solo in parte, cercherò di trasmettervi tutto quello che posso della mia esperienza, ma è anche importante che voi acquisiate delle conoscenze. E si potrebbe pensare che al giorno d'oggi tenere tante cose in testa non sia importante, perché alla fine possiamo trovare tutto quello che vogliamo su internet, lo possiamo chiedere a Google, ormai alle intelligenze artificiali varie, possiamo trovare, possiamo chiedere a Wikipedia, ovviamente abbiamo tutti i libri che vogliamo, insomma abbiamo un'infinità di fonti di informazione, eppure è ancora e rimarrà sempre importante che la conoscenza sia dentro di voi, nelle vostre teste, e vi spiego perché. Queste immagini si riferiscono alla guerra di Troia. E voi sapete, perché siete ancora freschi di studi superiori, che la guerra di Troia è stata combattuta intorno al 1150 a.C. Pochi anni dopo, 10-20 anni dopo, la società micenea, i micenei erano i greci, noi li chiamiamo greci oggi, ma in realtà erano i micenei che hanno combattuto la guerra di Troia, la società micenea è stata spazzata via da una catastrofe. Non è chiarissimo di che cosa si tratti, forse un'invasione, qualcosa che ha completamente distrutto quella società, quella civiltà, e che somiglia un po' al nostro Medioevo, quando i popoli dell'Est sono venuti in Europa, hanno spazzato via la cultura e la civiltà greco-romana. È un po' come è accaduto in Europa, anzi forse peggio, per 500 anni i greci, quelli che sarebbero divenuti i greci, hanno perso la capacità di leggere e scrivere, che i micenei avevano. Il crollo culturale che questa società ha subito è stato tale che per 500 anni non hanno più né letto né scritto. Solo 500 anni dopo, Omero, chiunque fosse, avendo nel frattempo riacquisito la scrittura, è riuscito a mettere su carta ciò che è stato tramandato per 5 secoli solo attraverso la memoria romana, di padre in figlio, di Aedo in Aedo. E 500 anni, detti così come numero, possono sembrare pochi, ma c'è un test che faccio sempre per darvi l'idea di invece quanti siano. Il test è semplice, chiedervi chi di voi conosce il nome di un bisnonno o di una bisnonna. 1, 2, 3, 4, 5, niente male, niente male. Molti altri no, però. Ora, mediamente, se fate dei conti, il vostro bisnonno o la vostra bisnonna erano vivi 50 anni fa, non 500. Ed erano della vostra famiglia. I vostri genitori, i vostri nonni dovrebbero averne parlato. Eppure, voi non conoscete neppure il nome. Immaginate che cosa può essere stato tramandare le vicende della guerra di Troia per 500 anni. E voi direte, vabbè, ma ci hanno raccontato delle storie. No. A lungo abbiamo pensato che la guerra di Troia fosse una storia, al massimo una leggenda. Ma ci fu un archeologo dilettante, verso la fine dell'Ottocento, Muisce, Heinrich Schliemann, il quale, invece, sentendo raccontare fin da piccolo, sentendosi leggere fin da piccolo l'Ilia dell'Odissea del padre, era convinto che quelle storie fossero vere, ma nessuno era disposto a dargli credito. Per cui
attraverso una vita molto interessante che dopo lui a raccontare comunque fuori tema per noi, all'età di 40 anni con l'Iliade in mano andò in Turchia e disse: secondo l'Iliade Troia è qui, scavò e la trovò. Quindi l'Iliade dice il vero e non è l'unico riscontro che abbiamo. Ciò che racconta l'Iliade non sono favole, è la storia che è stata tramandata per 500 anni. Tantissimo altro della storia precedente alla reintroduzione della scrittura in Grecia è andata completamente perduta, perché non è stata tramandata nello stesso modo. Controesempio. All'inizio di questo secolo, intorno agli anni 2000, la NASA progettava, adesso lo sta facendo nuovamente, progettava di stabilire una base spaziale sulla Luna. Primo passaggio della qualcosa era mandare dei veicoli sulla Luna. Beh, niente di più facile, lo avevano fatto nel 1969 con mezzi che oggi sono assolutamente rudimentali e della cui efficacia nessuno si fidava. Che gli astronauti dopo lo sbarco sulla Luna potessero fare ritorno sulla Terra era dato al 50%. Nixon, allora presidente degli Stati Uniti, aveva due discorsi scritti, uno di celebrazione e uno di elogio per gli eroi periti nell'avventura. Quindi rendetevi conto della rozzezza della tecnologia rispetto a ciò che possediamo oggi. Eppure quando la NASA cominciarono a pianificare quello che dovevano fare, si accorsero che non erano in grado di farlo, perché tutti gli ingegneri e gli scienziati che avevano partecipato allo sbarco sulla Luna erano in pensione, erano morti. Non c'era più nessuno che avesse le conoscenze in testa. E non bastava che tutto naturalmente fosse registrato, che ci fossero stanze intere di documenti, non bastava che la conoscenza fosse scritta, bisognava che fosse nella testa delle persone. È stato necessario riacquisirla e poi naturalmente aggiornarla e migliorarla, ma è stato necessario recuperare quella conoscenza perché non era più nella testa delle persone che avrebbero dovuto utilizzarla. Quindi lo scopo di questo corso è proprio cercare di darvi una parte dell'esperienza che posso trasmettervi e tutta la conoscenza che posso trasmettervi. In generale, quello che avete fatto nei vostri anni di scuola, che fate adesso all'università, è ricevere la fiaccola della conoscenza. Quello che fate è prendere dalla vecchia generazione questa fiaccola e portarla a voi. Quindi, se ogni tanto, spesso, probabilmente siete stanchi, pensate di non farcela, pensate che è molto dura, pensate che in realtà state facendo questo, state ricevendo forse il bene più grande che l'umanità abbia. Tutto chiaro? Fatta questa lunga introduzione, Microsoft Teams non riesce a non stare fra i piedi ed è anche lento a chiudersi, grazie. Cominciamo col corso vero. E cominciamo, dicevamo appunto, con i fondamenti epistemologici della scienza. Prima di tutto invito a ragionare su un punto, e cioè che il metodo scientifico non esiste, il che è un'affermazione un pochino sconcertante per un corso sul metodo scientifico. E quindi naturalmente questa affermazione va giustificata. Non esiste in almeno due sensi. Non esiste in senso storico, cioè la scienza ha cambiato i propri metodi nel tempo.
e con estrema probabilità continuerà a cambiare in futuro. Ciò che era considerato sano metodo scientifico quando ero più giovane non lo è più adesso. Sono sicuro che fra 20 anni ciò che facciamo oggi non sarà più considerato adeguato. Quindi il metodo cambia. Ma anche in un altro senso non esiste un metodo scientifico, in un senso più ristretto. Si può pensare che il metodo scientifico sia il metodo attraverso il quale, dato un problema, applicando questo metodo, riusciamo con certezza a risolverlo. Beh, non è così, purtroppo. Se così fosse, potremmo dare in pasto gli esperimenti e le osservazioni a un robot, o più modernamente a un'intelligenza artificiale, e questa si preoccuperebbe di trarre delle conclusioni e di stabilire le leggi scientifiche. Ancora, e sottolineo la parola ancora, non è così. In ambiti estremamente limitati è già stato possibile utilizzare l'intelligenza artificiale per estrarre nuovi procedimenti, nuove conoscenze. Non c'è un confine netto fra la nostra intelligenza naturale e l'intelligenza artificiale che cerchiamo di costruire modellandola su quello che sappiamo del nostro cervello, che è tutto sopra. Ma quello che è chiaro è che a tutt'oggi non esiste un algoritmo. Date certe premesse e applicando sistematicamente l'algoritmo, senza dubbio arriveremo alle giuste conclusioni e a scoprire le leggi scientifiche che sottendono le osservazioni fatte. No, non è così, non funziona in questo modo. Piuttosto, lo scienziato che indaga il suo campo si trova spessissimo in una situazione di questo tipo, cioè quella di una persona che indaga una stanza buia. Alle spalle, vedete, ha la luce, ha la conoscenza già acquisita, però adesso si affaccia su un nuovo territorio, su qualcosa di inesplorato, su qualcosa di sconosciuto, e che cosa fa? Non ha un metodo noto, sistematico, infallibile per esplorare ciò che ha davanti. Certo, ha la sua esperienza, che è molto importante, ma non c'è alcun metodo infallibile per capire che cosa c'è in questo spazio vuoto. Sarà una stanza, sarà uno spazio aperto, ci saranno delle voragini nel pavimento, ci saranno degli ostacoli, non lo sappiamo. Ciò che sa quest'uomo, il nostro, diciamo, il nostro piccolo ricercatore, ciò che sa è ciò che ha alle spalle e può utilizzarlo come guida. In che senso? Perché ciò che ha alle spalle, che ha imparato, che ha magari in piccola parte scoperto lui stesso, di cui ha conoscenza, è probabile che somigli a ciò che ha davanti. È probabile che lo spazio oscuro che gli si apre davanti non sia poi così dissimile da quello che ha alle spalle. Quindi potrà avvalersi della sua esperienza. Allora, che cos'è l'esperienza? L'esperienza lascerò che la definiate voi. Immaginate che abbiamo davanti un problema scientifico, diciamo un problema scientifico non biologico, di cui magari io non so nulla, tanto quanto voi. E che uno di voi ed io ci mettiamo a cercare di capire come risolvere questo problema. Secondo voi chi ha maggiori probabilità di arrivare prima alla soluzione? Perché? Non è detto che sia più intelligente di voi, sarà più intelligente di qualcuno o di altri, ma quello che sicuramente ho più di voi è l'esperienza. Esperienza di ricerca scientifica. Ma che cos'è questa esperienza? Perché ha valore? Alla fine significa solo che sono più vecchio di voi? No, perché già sa dove orientarsi.
so dove, so come devo orientarmi. Sì, attenzione, però può essere fuorviante. Faccio un esempio. Quando ancora il globo terracqueo era parzialmente inesplorato, era molto diffusa l'idea che nell'emisfero australe del mondo ci fossero più o meno tante terre emerse quanto in quello settentrionale che era conosciuto. Quindi ci si aspettava che andando a esplorare i mari del sud si sarebbero trovati immensi continenti. Era ragionevole. Su grande scala si poteva supporre che le masse emerse fossero più o meno distribuite nello stesso modo nell'emisfero nord e in quello sud. Ma non è così. Quando esploratori andarono a navigare nei mari del sud, trovarono soprattutto l'Australia, che sì, discreto continente, ma è tutto lì. L'Antartide non era pure calcolata, ma anche inserendola non costituisce una massa pari a quella di Europa, Asia, Africa, messa insieme, e il Nord America. Quindi sì, posso fare delle ipotesi fondate sulla mia conoscenza e la mia esperienza precedente, ma c'è qualcosa di più. Supponiamo adesso che invece il problema sia biologico. A prescindere dalle mie conoscenze, facciamo finta che sia stato colto da amnesia. Chi è colto da amnesia spesso perde le conoscenze puntuali, ma ragiona esattamente come prima. Quindi io ne so quanto voi, forse meno di voi in questo momento di biologia. Eppure posso arrivare prima di voi al problema, secondo, alla soluzione del problema? Che dite? E se sì, naturalmente in ragione di cosa? Altro esempio. Lascio in sospeso questo. Supponiamo che adesso il problema sia meccanico. C'è uno strano oggetto, un giocattolo, che fa delle cose originali. Si muove in modo strano. Immaginate quello che volete, un giocattolo meccanico. Bene, voi volete sapere come riesce a fare quelle cose strane che fa e lo aprite. Probabilmente molti di voi non capiranno nulla, neppure se lo smontano e se provano pezzo per pezzo che cosa succede muovendolo o muovendo altri pezzi. Secondo voi, se date lo stesso giocattolo a un meccanico di auto che nulla sa di giocattoli specificamente, ha maggiori probabilità di voi di capire che cosa, come funziona il meccanismo del giocattolo? Sì, perché? Perché comunque lui in grandi linee qualcosa di meccanica sa, quindi sa che magari quello ruota, ruotando quello muove quell'altro. Perché ha esperienza, riconosce gli elementi del meccanismo e capisce anche che certe configurazioni non possono che servire a un certo scopo. È sufficiente che le guardi e si rifà a un'esperienza che già conosce, che già possiede. Quindi anche nel caso del problema biologico non è un metodo infallibile, ma se io conosco molti altri sistemi biologici che funzionano in un certo modo, posso immaginare che anche quello che ho di fronte, ancora sconosciuto, funzioni approssimativamente nello stesso modo. Meglio ancora, se io conosco, ho avuto esperienza di approcci che hanno funzionato, so come è stato scoperto come funzionano altri sistemi biologici, applicherò quegli stessi metodi, quegli stessi approcci al problema che adesso ho davanti. E lo potrò fare esattamente come il meccanico che apre il giocattolo. Lo potrò fare perché riconosco un pattern, cioè una configurazione, qualcosa di noto. Lo stesso motivo per cui riconosciamo le facce delle persone, riconosciamo dei pattern. Chi non abbia mai visto una persona, ecco, se voi pensate a persone inconsuete, immaginate degli eschimesi, vi sembreranno tutti uguali all'inizio. Perché non avete esperienza delle variazioni di una faccia eschimese. Dopo un po', frequentando gli eschimesi, vi accorgerete che le loro facce variano tanto quanto le nostre, ma dovrete impararlo con l'esperienza.
Bene, quindi questo omino si avvale delle conoscenze pregresse e dell'esperienza per esplorare il nuovo territorio. Un'altra metafora, secondo me ancora più calzante sotto certi aspetti di quella dell'uomo davanti alla stanza nera, è quella dell'investigatore, del poliziotto che indaga un delitto. Perché l'investigatore, così come il ricercatore, ha delle certezze. Se c'è una persona uccisa, ci sarà un omicida. Così il ricercatore sa che se c'è un certo fenomeno, sotto ci deve essere un meccanismo. Ma questa conoscenza non è sufficiente. Non è sufficiente che il poliziotto dica: ah, sulla base della mia esperienza sono certo che ci deve essere un omicidio. Questo non vuol dire più. Così come non basta che il ricercatore dica: sulla base della mia esperienza sono sicuro che questo fenomeno ha una base biochimica. Sì. Che altro però fa il poliziotto esperto? Il poliziotto esperto si rifà a delle tecniche che ha imparato, quindi sa che deve rilevare le impronte digitali, sa che deve prendere dei campioni per il DNA, sa che deve interrogare i potenziali testimoni e così via. E si basa anche sull'esperienza. Perché lui ha visto omicidi di questo tipo, che magari si somigliano perché? Perché si trovano nella stessa zona urbana, o perché il morto è vestito in un modo che gli richiama qualche informazione importante per la soluzione al problema, o perché nota che qualcuno dei parenti non è affetto come dovrebbe, e via via dicendo. Insomma, quasi senza rendersene conto, applica la sua esperienza pregressa al problema corretto. E ha delle intuizioni, intuizioni che sembrano scaturire dal nulla, e in realtà si tratta di un riconoscimento di pattern. Ho già visto questa scena, somiglia a quella che ho visto 10 anni fa, e in quel caso il criminale era il marito. Allora forse anche in questo caso sarà il marito. Come il poliziotto, lo scienziato non ha certezza di arrivare alla soluzione. Applica tutto il suo ingegno, tutte le sue forze, tutta la sua conoscenza, la sua esperienza, ma a volte fallisce. Questa è l'incertezza insita nella ricerca scientifica. Non c'è certezza di arrivare al risultato ottimo. E questo dobbiamo sapere. Un'ultima metafora che vi voglio proporre, una metafora che in molti conoscerete, è quella dei filosofi indiani ciechi. Questi signori non sembrano molto indiani, ma insomma l'origine è indiana. I filosofi indiani ciechi vengono posti di fronte a un elefante. Ciascuno di loro tocca una parte dell'elefante e cerca di immaginare che cosa abbia davanti. Allora quello che tocca la coda immagina che si tratti di una corda, quello che tocca il tronco lo sente grande, duro, immagina che si tratti di un muro. Quello che tocca la zampa immagina che sia un tronco d'albero e così via. Nessuno di loro riesce ad abbracciare, ovviamente, l'intero oggetto e quindi a farsene un'idea complessiva. Bene, la scienza, nel bene e nel male, funziona un po' nello stesso modo. Ci sono problemi relativamente semplici, limitati, concentrati, focalizzati. Ci sono grandi problemi. Un problema relativamente semplice è questo fattore che si lega a un recettore: quale via di trasduzione attiva, cioè chi trasmette il segnale di questo legame al nucleo della cellula. Sappiamo come affrontare questo problema. Un problema molto più grande è che cos'è il campo. Beh, abbiamo delle idee molto buone su cos'è il cancro,
ma ancora non abbiamo un quadro completo. E nel tempo ne abbiamo pensato un po' tutto, perché ciascuno che esplorava una determinata parte del fenotipo tumorale, del cancro come oggetto di ricerca, vedeva quella parte e notava che quella parte era diversa da ciò che trovava nella cellula normale. Per esempio il metabolismo di molti tumori è basato sull'utilizzo anaerobico di glucosa piuttosto che sul ciclo di Krebs. Ma chi indagava le membrane trovava che le membrane erano alterate. Allora si poteva dire, un po' come i filosofi libiani ciechi, beh, il problema del tumore è il metabolismo, oppure il problema del tumore è essenzialmente un problema di membrane. Oppure si trovavano alterazioni della sequenza del DNA, il problema del tumore è un problema genetico, e via via dicendo. Chiunque si applicasse a una parte del problema trovava qualcosa, qualche diversità rispetto alla controparte normale. Il problema è creare un'immagine complessiva. Le tante diversità che conosciamo fra i tumori e le cellule normali non sono ancora sufficienti a darci un quadro completo. La prova non è il fatto che ancora non riusciamo a curare completamente i tumori. La conoscenza non si traduce necessariamente in capacità di azione. Capiamo piuttosto bene come funziona il sole, ma non possiamo intervenire in alcun modo, non è che possiamo variare la temperatura o la luminosità del sole. Allo stesso modo, sia pure in modo paradossale, potrei sostenere che anche quando conosceremo perfettamente i tumori non saremo ancora in grado di curarli perfettamente. Non credo che sarà così, però al momento non c'è dimostrazione che esista la possibilità di raggiungere questo obiettivo sicuramente desiderabile. Ci siamo. Naturalmente, se dico qualcosa di poco chiaro, non credo, perché qui siamo ancora alle generalità, soprattutto se vi vengono delle idee, dei paragoni, dei suggerimenti, quello che volete, interrompete e dite. Io nel frattempo tengo mentalmente conto di chi ha parlato e di chi no, e poi andrò a stuzzicare quelli che non l'hanno fatto. Quindi loro lì hanno acquisito dei crediti. Questo è irrilevante ai fini dell'esame. Anni fa ebbi una studentessa qui a Tor Vergata che fece scena muta per tutto il corso, qualunque cosa facessi rifiutava di parlare, poi prese 30 all'ora all'esame completo. Quindi non è detto che partecipare sia indispensabile, però vi raccomando di farlo. Ora, il tema di questa prima lezione è appunto il metodo scientifico. Dopo aver parlato di generalità di questo tipo, cerchiamo di capire che cosa possiamo dire intorno a questo metodo scientifico che, come dicevamo prima, è un po' evanescente, cambia nel tempo, non rimane uguale a se stesso, non è algoritmico, non è certo, non dà certezza di successo. Ma allora cos'è il metodo scientifico? Non so se qualcuno di voi si sia fatto un'idea. Sembrava di aver colto. Provate a dire qualcosa, ovviamente non sarà corretto al 100%, non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è farvi ragionare sul problema. In che cosa consiste il metodo scientifico? Avete letto qualcosa, ovviamente, avete fatto tanti corsi di materie biologiche, quantomeno. A scuola avete imparato ogni sorta di materie scientifiche, quindi qualche idea ve la sapete fare. Diciamo un leader da seguire quando si fa una ricerca su un fenomeno per poter giungere a un po' di sovrapposizione scientifica. Quasi tutto giusto, toglierei il riferimento all'ipotesi, ci arriveremo, perché l'ipotesi in realtà è quasi il punto di partenza del metodo scientifico.
ma per il resto sì, è un procedimento, molto bene. Procedimento di che genere? Puoi qualificarlo meglio? Qualcun altro può intervenire? Cioè nel senso che ci sono varie tappe da rispettare, ad esempio se non ricordo male si parte dall'osservazione, poi si creano ipotesi, poi si fanno degli esperimenti e infine se a seconda degli esperimenti, se diciamo rispecchiano meno l'ipotesi, si può aggiungere una teoria. Quindi... Bene. Siete d'accordo? Io ho detto bene. Io sono anche un po' ironico, quindi non mi credete necessariamente sulla parola. Siete d'accordo con quello che ha detto la vostra collega? Sì. Chi è che ha detto sì? Non l'ho visto? Sì. Bene, c'è un motivo per cui sei d'accordo? Hai le stesse sue conoscenze, le stesse cose? Sì. Okay. Cioè comunque anche un attimo, comunque c'è sempre bisogno di partire da un problema, sviluppare un'ipotesi e poi capire se poi si è sviluppato e veritiera e quindi poi andare anche a conclusione e se no ritornare al punto d'inizio e poi sviluppare un'altra ipotesi e andare avanti. Bene, allora grosso modo i vostri due colleghi hanno detto c'è un problema, formuliamo l'ipotesi, verifichiamo questa ipotesi con degli esperimenti. Se gli esperimenti funzionano come atteso, abbiamo vinto, abbiamo scoperto qualcosa. C'è qualcuno che non è d'accordo con questo schema? Un falso positivo. Cioè... Un falso positivo. Sentiamo, sentiamo. Magari il risultato è come quello atteso, però in realtà... posso dire... Non è sbagliato, diciamo. Mm-hmm. Sì, un falso positivo è quando l'esperimento sembra dirci qualcosa che però a un esame più attento si scopre che non è vero. Quindi sì, effettivamente il metodo che avete proposto soffre della possibilità di falsi positivi, cioè formiamo un'ipotesi, facciamo un esperimento, l'esperimento viene falsamente positivo, noi ci illudiamo di aver scoperto qualcosa e invece non è così. Qualche altra obiezione? Non sempre per i fenomeni che si osservano è possibile fare un esperimento. Ah, obiezione molto pertinente. Ne parleremo nella prossima lezione, però effettivamente possiamo anticipare, visto che hai sollevato il problema. La vostra collega ha detto non è detto che possiamo sempre fare un esperimento. Un esempio pertinente potrebbe essere quello del sole che dicevo prima, non posso fare esperimenti sul sole. Un altro esempio che uso spesso è la storia. La storia è una fonte importantissima di conoscenza umana, ma non possiamo fare esperimenti, perché possiamo togliere un re o uno stato e vedere che cosa succede. La storia è quel che è successo, basta. Vuol dire qualcosa? Quindi sì, ci sono ambiti della conoscenza cui non si applica la scienza. La scienza non è in grado di rispondere a tutte le domande. Può rispondere solo a domande scientifiche. Domande scientifiche che definiremo appunto nella prossima lezione, però la tua osservazione è giustissima. Qualche altro fastidioso obiettore che mi complica la lezione? No. Allora vediamo che la prossima diapositiva corrisponde esattamente a quello che hanno delineato i vostri due colleghi. Vedete, il metodo scientifico, se esiste, possiamo, di solito viene ricondotto a questo nucleo fondamentale. Ricordatevi bene che l'ho definito un nucleo fondamentale, perché poi, fra qualche lezione, vedremo che non lo è.
Però questo schema è importante, perché la ricerca di laboratorio si basa su questo schema, in larghissima parte. E lo schema è appunto quello che dicevano i vostri colleghi. Si parte da osservazioni. Le osservazioni possono essere di qualunque natura. L'osservazione di fatto è una conoscenza che proviene da una qualsiasi fonte. Newton può vedere la mela che cade, non è accaduto realmente, non si è fatto ispirare dalla mela, è un esempio ben conosciuto in cui possiamo rifarci. Newton può vedere la mela che cade, non è un'osservazione scientifica in quanto tale, è un fatto che lui acquisisce e si chiede: ma perché la mela cade? Perché non va su? Perché non rimane dov'è? E si crea la domanda, quella che ho appena detto: perché la mela fa proprio quel percorso? Perché va proprio verso la Terra e non altrove? Questa è la domanda scientifica. È una domanda scientifica in quanto si può rispondere con metodo scientifico. Nella prossima lezione vedremo come si può definire una domanda scientifica. Per il momento accettiamo la definizione operativa che ha dato la vostra collega, dicendo che la domanda è scientifica se siamo in grado di rispondere con un approccio scientifico. Come dicevo, non potete sapere che cosa sarebbe successo se Hitler non fosse mai esistito. È esistito e non c'è possibilità di cambiare questa condizione. Ma se la domanda è scientifica, possiamo formulare un'ipotesi. No, qui la cosa comincia a diventare interessante. È piuttosto ovvio osservare qualcosa che ci incuriosisce e farci una domanda. Vedremo quando parleremo del progetto di ricerca che anche la domanda ce la si può porre in un modo più sofisticato di quello istintivo. Perché cade la mela? Ma chi lo sa? Si può fare una domanda più formale, più focalizzata, più adatta alla ricerca di una risposta. Comunque, lo scienziato a un certo punto formula un'ipotesi per rispondere alle sue domande. E da dove viene questa ipotesi? Viene dalla sua testa. Se voi ci pensate, quando avete un problema per le mani, a un certo punto vi viene un'idea, una possibile soluzione, un'ipotesi di soluzione per questo problema. Da dove è venuta l'ipotesi? Non lo sapete. A un certo punto appare nella vostra testa. Non c'è un meccanismo. Non potete dire: ho 10 minuti, adesso faccio le cose giuste e formulerò un'ipotesi. No, può darsi che l'ipotesi si realizzi, si generi immediatamente, oppure che ci pensiate per il resto della vita e non vi venga mai in mente un'ipotesi ragionevole, un'ipotesi potenzialmente corretta. Quindi il processo di generazione dell'ipotesi è un processo completamente inconscio e molto poco sotto il vostro controllo. Sì, magari col tempo imparerete che se vi mettete nelle giuste condizioni, se il cervello si trova in una certa posizione, di solito più di relax che di concentrazione, e tenete il problema nel retro, avete la sensazione di stare pensando ad altro, invece il vostro cervello lavora sul problema senza quasi che ve ne accorgiate. A un certo punto l'ipotesi scaturisce. Poi naturalmente ci sono tantissime variazioni da persona a persona, però questa è un'esperienza frequente. Quello che non potete fare è generare intenzionalmente, nel momento in cui lo desiderate, un'ipotesi. L'ipotesi viene da un qualcosa che voi non controllate. Qualunque sia questa ipotesi, dovete metterla alla prova. L'ipotesi che cos'è? È una idea, una possibilità di risposta alla domanda che vi siete posti. E qui siamo al passaggio cruciale, che non per niente è evidenziato in lui.
perché dobbiamo verificarne questa ipotesi attraverso un sistema controllato di osservazioni riproducibile indipendentemente. Questa è una frase breve ma densissima, quasi ogni parola ha un significato che deve essere spiegato. L'ipotesi genera un'aspettativa. Se le cose stanno come penso io, dovrei osservare questo. Se sono in grado di formulare una predizione di questo tipo, allora posso fare almeno potenzialmente un esperimento, cioè mettermi nelle condizioni ipotizzate e vedere se si realizza quello che prevedo si dovrebbe realizzare. Immaginate Newton, di nuovo con la mela. Se tolgo l'aria da un cilindro, la mela cadrà più velocemente. Sì? No. È uno spartiacque. Se l'ipotesi è corretta, otterrò il risultato, se non lo è, non lo otterrò. Se tolgo l'aria da un cilindro, la mela cade più velocemente. Lei dice di no. Quanti dicono di no? Solo lei. Quanti dicono di sì? Molti astenuti. Non c'è l'attrito dell'aria. Com'è? Non c'è l'attrito dell'aria. Trascuriamo. Diciamo che la mela bella rotonda passa attraverso un metro d'aria, insegnante forse. A meno dell'attrito con l'aria, la mela cade più velocemente o no in assenza d'aria? Qualunque cosa diciate avete il 50% di probabilità di indovinare. Ma io sapevo che due oggetti di peso diverso in assenza d'aria cascano nella stessa velocità, però non so se più velocemente. Ecco, questo è, vedi, molto interessante la tua risposta. Tu non hai pronta la risposta alla mia domanda, però conosci un fatto scientifico. Due oggetti di peso diverso cadono contemporaneamente in assenza d'aria, o come ho detto al vostro collega, trascuriamo l'aria per semplicità. Quando Galileo, anche questo è probabilmente un aneddoto apocrifo, quando Galileo fece cadere due gradi diversi dalla torre di Pisa, o fece un esperimento equivalente, l'aria ce l'aveva probabilmente, non era in grado di illuminarla, eppure i due pesi arrivavano insieme. Quindi tu conosci un fatto che probabilmente si applica alla mia domanda. Due pesi diversi cadono insieme, in presenza d'aria. Abbiamo detto, trascuriamo l'aria, quindi anche in assenza. E allora la domanda è, se tolgo l'aria da un cilindro e lascio cadere la mela, arriva prima o no? Coraggio ragazzi, su, impatrio. Sì. Ci sono anche altre forze che agiscono, cioè non c'è solo l'aria, comunque quale forza? La forza di gravità, cioè sì, è per quello che cade, però quali altre? Cioè l'aria è trascurabile, allora no, non cade. Non cade più velocemente, tu dici? Sì, secondo me sì, perché manca forse il contrasto della forza dell'aria che contrasta. No, appunto, abbiamo detto trascuriamo l'attrito dell'aria. Okay. Sì, è vero. Cadrà un filino più velocemente. Però ha ragione la tua collega, se trascuriamo l'attrito con l'aria, la resistenza dell'aria, cadrà con la stessa velocità. Se pensate alla formula di Newton, la presenza di aria non è contemplata, valgono il vuoto come sulla Terra. Però ecco, il fatto scientifico a te noto che tu hai richiamato può essere utilizzato per tentare di risolvere il problema, per formulare un'ipotesi. Se due gravi diversi cadono nello stesso modo, anche molto diversi fra loro, no? Grande sfera e una pallina, allora probabilmente non è così importante, le condizioni al contorno non sono così importanti. Quindi anche l'aria tenderà ad essere poco rilevante.
atmosfera. Qui siamo in un ambito di non esatto. Chiaro, una sfera molto molto grossa farà una grande resistenza con l'aria, a un certo punto potremo notare un leggero ritardo, però certamente non accelererà. Va bene, allora questo per dire, non per fare esercizi di fisica da liceo, ma per dire a che cosa serve l'ipotesi. L'ipotesi serve naturalmente prima di tutto a dare un abbozzo di spiegazione, un'ipotesi, un tentativo di spiegazione. Dopodiché serve a fare delle predizioni, le quali sono verificabili. Se l'esperimento verifica l'ipotesi, allora l'ipotesi è sostenuta dall'esperimento. Ho detto sostenuta, non dimostrata, non provata. L'ipotesi è in accordo con i risultati sperimentali. E questa è la differenza importante. Un esperimento non può mai, lo vedremo nelle prossime lezioni, non può, nella prossima lezione, non può mai dimostrare in via definitiva la veridicità di un'ipotesi. Può solo essere compatibile con l'ipotesi. Certo, se la mia ipotesi predice qualcosa di strano, di improbabile, come può essere la caduta dei due gradi, no? Istintivamente, prima di Galileo, tutti avremmo detto, beh, è chiaro che quello più pesante arriva prima. E invece no. L'ipotesi di Galileo diceva no, vedrai che arriveranno insieme. E questo è controintuitivo, non è istintivo, e se la cosa si realizza, beh, vuol dire che l'ipotesi è solidamente sostenuta da un esperimento. Un esperimento che ha dato un risultato che a priori molti di noi avrebbero considerato improbabile. Allora, come lo facciamo questo esperimento? Torniamo alla frase scritta in due. Attraverso un sistema controllato di osservazione. Controllato che vuol dire? Che dobbiamo essere in condizioni che siamo in grado di controllare. A questo servono i laboratori, a controllare le condizioni al contorno. Un esperimento ben fatto non lo fate in mezzo al mare, su una nave che oscilla, ogni tanto colpiti da un'ondata che spazza il ponte. Dovete avere il controllo delle condizioni che possono influenzare il vostro esperimento. Idealmente siete in un laboratorio in cui tutte le condizioni rilevanti sono sotto il vostro controllo e le potete mantenere stabili. Controllato anche un secondo significato, vedete la densità di questa frase, l'esperimento deve includere dei controlli. Controlli positivi e controlli negativi, i quali in parte hanno la funzione di rispondere all'obiezione della vostra collega che dice l'esperimento può darmi un falso positivo. Vero, i controlli servono proprio a cautelarsi contro falsi positivi e falsi negativi, lo vedremo fra qualche lezione. Ho questo sistema controllato nelle varie accezioni che abbiamo detto. Deve dar luogo all'osservazione, cioè ai risultati sperimentali sostanzialmente. Le osservazioni che facciamo quando compiamo un esperimento sono i risultati dell'esperimento. E questo sistema controllato di osservazione deve essere riproducibile indipendentemente. Se ciò che ho trovato con il mio esperimento è vero, deve accadere nella stanza a fianco, a casa vostra, all'altro capo del mondo. Altrimenti c'è qualche condizione che varia fra cui la stanza a fianco, casa vostra e l'altro capo del mondo, di cui non ho tenuto conto e che potrebbe falsare il mio esperimento. Quindi il mio esperimento deve essere riproducibile in maniera indipendente, cioè senza utilizzare i miei materiali, le mie conoscenze, il mio laboratorio, da qualcun altro in qualche altro luogo, in qualche altro tempo. Se il risultato dell'esperimento colliva con l'ipotesi, è quello atteso in base all'ipotesi, allora possiamo trarre delle conclusioni. Possiamo, almeno provvisoriamente, dire sì, l'ipotesi è sostenuta dall'esperimento. E stabiliamo un fatto scientifico. Esperimento di Galilei, i due gradi diversi che avevano suolo nello stesso momento, dicono qualunque cosa causi la caduta dei gradi,
non dipende dal peso degli stessi. E questo è un fatto scientifico, la collega se lo ricordava bene, è un fatto scientifico nuovo. All'epoca di Galileo praticamente chiunque avrebbe detto il contrario. Fatto scientifico viene considerato assodato fino a prova contraria, ma la prova contraria può sempre venire. E allora questo è il nucleo fondamentale del metodo scientifico, così come lo trovate sui libri di testo, appunto i vostri colleghi conoscevano questo schema e l'hanno ripetuto a memoria, direi in maniera praticamente perfetta. Lo trovate sui libri, lo trovate su internet, lo trovate ripetuto milioni di volte. Però vedremo che non è tutto qui e non è solo questo. Ciononostante, questo schema, ricordatevelo bene, perché è importantissimo in ogni ambito scientifico. Domande su questa parte? No. Allora, per riassumere quello che abbiamo detto, è che c'è un flusso di cui magari non siamo neppure perfettamente coscienti quando operiamo come ricercatori, come scienziati. Non è che ci sediamo e diciamo adesso penso a un'osservazione interessante, poi mi pongo una domanda, quindi aspetto che emerga un'ipotesi plausibile. No, in realtà questo è un processo dinamico che avviene nella nostra mente e che svolgiamo quasi senza accorgercene. Però poi dobbiamo fare un passo indietro e verificare che tutto ciò che abbiamo pensato, ipotizzato, realizzato anche dal punto di vista sperimentale, segua questo preciso flusso che è il nostro modo di procedere scientifico. Benissimo. Ora, prima di affrontare la vera e propria epistemologia, di cui ci occuperemo dalla prossima lezione, volevo richiamare la vostra attenzione su qualche parola che si usa quando si parla di scienza. Alcune parole che ricorrono nell'ambito del discorso scientifico sono definite in maniera incompleta o insoddisfacente o non univoca, cioè potreste trovare definizioni diverse della stessa parola. Peggio ancora, per riferirsi allo stesso fatto scientifico si possono usare parole diverse, cioè si può dire che un determinato fatto è una teoria, è un principio, è un'ipotesi. Le parole, soprattutto nella scienza, dovrebbero essere usate in modo molto esatto, ma per motivi storici e sociali alcune parole non sono usate sempre in modo esatto. Vediamo quali sono queste parole. Ipotesi. Dell'ipotesi abbiamo parlato fino adesso. Vi abbiamo detto, qui formalizziamo la definizione, è una supposizione o proposta di spiegazione rispetto alla domanda che vi siete fatti, sviluppata sulla base di evidenze limitate come punto di partenza per ulteriori indagini. Vedete, questa definizione si inserisce bene nello schema che vi ho mostrato prima. È una proposta di spiegazione, quindi è un'idea, è una spiegazione plausibile del problema che abbiamo sotto mano, non è detto che sia prima, quindi è una proposta. È sviluppata sulla base di evidenze limitate, cioè ciò che sappiamo dell'argomento che stiamo indagando. Se sapessimo tutto, probabilmente non avremmo bisogno di formulare le domande e le ipotesi, sapremmo già qual è la risposta. E infine l'ipotesi serve come punto di partenza per ulteriori indagini, cioè in pratica l'ipotesi guida l'esperimento che sta a valle nello schema che vi ho appena mostrato. Questo è piuttosto semplice. Di solito non si bisticcia con la parola ipotesi,
ma ho cercato di dare una definizione precisa in modo che possiate usarla in maniera puntuale. Proprio perché questa e le altre definizioni che vi proporrò non sono univoche, non dovete credere che ciò che è scritto qui o sul vostro libro di testo sia l'unica possibile definizione di ipotesi delle altre parole che prenderemo in considerazione. Quello che ho fatto è ricercare le fonti più autorevoli e distillare il meglio che ho potuto come definizione di queste parole. Il che non significa che altre persone potrebbero dargli una definizione magari più o meno equivalente, ma diversa da quella che avete qui. L'importante è che capiate il concetto che sta dietro a queste parole. Perché la seconda parola, su cui spenderemo un pochino di tempo, è modello. Che cos'è un modello? Togliamo questa scritta e prima di tutto lo chiedo a voi, che cos'è un modello? Per semplificare la risposta, provate a pensare a che cosa può essere il modello di un fenomeno biologico. Qualcuno è in grado di abbozzare una definizione? No, il senso, ovviamente questa potrebbe essere una definizione di modello in un altro ambito, ma in ambiente scientifico il modello è un'altra cosa. Hai mai sentito parlare di organismi modello? Me ne sai citare qualcuno? Oh, come? Non ti viene in mente? Qualcuno è in grado di citare qualche organismo modello? Un topo, per esempio. Un topo è un tipico organismo modello. No? Noi facciamo un'infinità di esperimenti su poveri topi. Perché? Perché sono dei modelli di cosa? Diciamo, ha sempre delle similitudini con l'essere umano, quindi essendo più piccolo e avendo anche maggiore disponibilità di individui, si possono effettuare degli esperimenti poi più lunghi. Allora, la vostra collega dice correttamente il topo è un modello di essere umano. Beh, voi direte, la coda qui non c'è, le orecchie sono più limitate, sarà un buon modello? Beh, è un qualcosa che si avvicina a un essere umano. In maniera più ecumenica e più obiettiva potremmo dire che il topo è un buon modello di mammifero e fra questi naturalmente di esseri umani. È chiaro che gli interessi umani soggettivamente e linguisticamente ci interessano più di ogni altro mammifero, però in effetti il topo è in generale un buon modello di mammifero. Che cosa vuol dire che è un modello? Che è qualcosa che possiamo prendere come un prototipo, come un esempio tipico. Questo è un assunto, perché appunto se cercate di usare la coda del topo come vostro modello non funziona. Tra parentesi, giusto domenica scorsa leggevo che abbiamo scoperto come le scimmie hanno perso la coda, un passaggio da scimmie non antropomorfe a quelle antropomorfe, la coda si è persa almeno in parte per l'inserimento di un trasposone in un certo gene dello sviluppo. Bene, il modello quindi è un rappresentante tipico di una certa classe che ci interessa studiare. In questo caso non intendo classe non in senso, avete capito benissimo, tassonomico esattamente, grazie. Non in senso tassonomico, ma classe di oggetti che ci interessano, diciamo, categorie. Un altro modo, vari altri modi di considerare un modello sono quelli che vi mostro. Allora, un modello in generale lo possiamo considerare una rappresentazione semplificata, semplificata è messo in evidenza, di una realtà o di un fenomeno a partire da alcune sue caratteristiche. Del fenomeno, non del modello.
Che cosa vuol dire? Allora, è chiaro che il topo non è né più né meno complicato di un altro mammifero, quindi il senso corretto in cui l'ha usato la vostra collega non è quello definito qui. Quello che vi dice questa definizione è un'altra cosa. Vi dice che per lavorare su qualcosa vi conviene avere un modello di questo oggetto che vi interessa. In altre parole, vi conviene avere qualcosa di molto semplificato, perché lavorare su oggetti complessi è troppo difficile, non ci riusciamo. La vostra mente può considerare contemporaneamente pochissime variabili, cioè voi non riuscite in un colpo solo a immaginare un oggetto molto complesso in tutte le sue caratteristiche, tutte le sue sfaccettature, tutte le sue proprietà. Potete immaginare, a seconda dei casi, ciò che vi interessa, il colore, la forma, il peso, la pienezza o la vuotezza del suo interno e via 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 dicendo, ma non tante cose insieme. Provate a immaginare come è fatta una cellula, vi perdete immediatamente. Certo, conoscete ogni elemento, ma se provate a immaginarli tutte insieme non ci riuscite. Se provate a fare un esperimento, un'indagine scientifica che consideri tutto ciò che c'è in una cellula, non ci riuscite nello stesso modo. Vi conviene avere un modello che appunto è una rappresentazione semplificata della realtà e che scegliamo in maniera appropriata. Lo scegliamo ecco, sì, non leggevo da qui la seconda riga della definizione. Il modello che scegliamo, lo scegliamo a partire da alcune sue caratteristiche note, ovviamente, e ritenute rilevanti. Che vuol dire ritenute rilevanti? Vuol dire che secondo noi il problema che abbiamo davanti ci sono alcune caratteristiche che sono importanti e moltissime altre no. Quindi, proprio per la nostra difficoltà a ragionare su troppi oggetti contemporaneamente, ci conviene avere un modello drasticamente semplificato su cui ragionare. Vi faccio subito un esempio. Allora, che cos'è un modello concettuale? Un modello concettuale è appunto una situazione semplificata del tipo che immaginavamo prima. I fisici fanno molto spesso questo tipo, utilizzano questo tipo di modello. Prima dicevamo, vabbè, trascuriamo la resistenza dell'aria, che in genere dà un contributo molto piccolo all'accelerazione di un grave del cambio. Ignoriamola e questo ci semplifica le cose, altrimenti dovremmo considerare il peso, la forma, la resistenza dell'aria, all'aria, il materiale di cui è costituito questo grave. Se assumiamo che la resistenza dell'aria sia trascurabile, in un colpo solo abbiamo grandemente semplificato il nostro modello e possiamo dire due gradi arrivano contemporaneamente. Che cos'è un modello concettuale? Un modello concettuale è un modello che ci serve per ragionare, per comprendere, e ci serve da base per indagini ulteriori. Esempio. Pensate a un problema come il peso. Che cos'è il peso? Se vi chiedessi una definizione di peso avreste delle difficoltà, ne sono certo, perché la definizione fisica è tutt'altro che banale. Quindi non ve lo chiedo. Però il peso, del peso abbiamo sempre avuto esperienza, anche i nostri più remoti antenati avevano l'idea del peso degli oggetti, ovviamente. Però qualcuno a un certo punto ha sviluppato un modello concettuale e ha detto il peso di un oggetto non è una sua caratteristica intrinseca, ma dipende da qualcos'altro. Può essere la materia di cui è composta, ovviamente dipende anche dalle sue dimensioni, ma dipende
modello concettuale newtoniano dipende da una forza che attrae gli oggetti in funzione delle loro masse. Quindi alla fine il peso di un oggetto in una data collocazione dipende dalla sua massa. Questo è un modello concettuale importante, non banale. A un livello molto di base avete difficoltà a distinguere fra massa e peso perché sembrano la stessa cosa, però naturalmente sapete che se portate un oggetto nello spazio può non avere più peso ma continua ad avere una massa, quindi non sono la stessa cosa. La massa, il modello concettuale newtoniano, è responsabile della caratteristica peso. Ecco, questo è un modello concettuale. Chi lo ha detto questo a Newton? Non glielo ha detto nessuno, era una sua idea. Gli è venuta in mente questa ipotesi e poi l'ha verificata con osservazione. Vedremo qua. Però vedete che questo è un passo in avanti notevolissimo. Questo peso, ai tempi di Galileo, Galileo diceva che gli oggetti hanno delle caratteristiche primarie ed altre secondarie. Quelle secondarie sono funzione di caratteristiche primarie, le primarie sono e basta, appartengono a quegli oggetti, sono intrinseche a quegli oggetti. Il peso era fra le caratteristiche primarie. Newton dice no, non è primaria, dipende dalla massa. Semmai è la massa che è primaria. I fisici odierni direbbero ancora un'altra cosa, ma lasciamo stare. Quindi Newton ha inventato il modello concettuale di peso. E a che gli serve? Beh, gli serve a progredire, a indagare ulteriormente. Ora che ha capito che il peso dipende dalla massa, può prima di tutto verificare con osservazioni appropriate in un sistema controllato, come dicevamo prima, che questo sia vero. Newton non poteva fare un vero e proprio esperimento sulla gravità, però poteva fare delle osservazioni, fare o far fare delle osservazioni astronomiche molto accurate per verificare la correttezza delle sue formule. Ed è stato questo modello concettuale di immaginare che il peso dipendesse dalla massa che gli ha permesso di portarci davanti. Newton, sapete, è uno dei più grandi scienziati che siano mai vissuti. Fatto delle cose straordinarie in moltissimi campi diversi, la più fondamentale, la più importante delle quali è proprio la comprensione, il concetto, il modello concettuale di gravitazione universale. Spero che abbia da fare e che non ti sia annoiata. No, no, capita un'ora da qua, sono pendolare, quindi devo andare. Arrivederci. Questo è un modello concettuale. Allora, vedete, il concetto è potente, il peso dipende dalla massa. Il modello è semplificatissimo. Tutto ciò che conta è la massa. Non mi interessa il colore, non mi interessa la forma, non mi interessa il materiale. Tutto ciò che voglio sapere del mio oggetto è la massa e ti saprò dire come si comporterà. Straordinario. Quindi questo modello semplifica una realtà apparentemente complessa e caotica, le infinite caratteristiche di un oggetto, e ne identifica una sola rilevante. Ci siamo su questo concetto? Beh. Modelli operativi per stabilire regole di comportamento pratico. Torniamo al peso. Come dicevamo, il peso lo conoscevamo anche prima di Newton, almeno intuitivamente e soprattutto operativamente. In che senso operativamente? Che usavamo le bilance, anche prima di Newton. Quindi potevamo misurare il peso anche quando non capivamo cosa fosse, anche quando non avevamo un modello concettuale del peso. Ma avevamo un modello operativo. Avevamo degli strumenti, le bilance, che potevano dirci se un oggetto era più o meno pesante di un altro, di quante volte era più o meno pesante di un altro, qual era la differenza tra i due pesi. Quindi in pratica
non sapevamo cosa fosse il peso, ma potevamo dire esattamente quanto pesava un oggetto. E voi potreste dubitare che questo sia particolarmente utile. In realtà lo è, perché poter misurare il peso ha messo infine in condizione Newton di formulare le sue leggi. Se non avesse avuto dei numeri con cui lavorare, le leggi di Newton non sarebbero mai nate. Quindi avere un modello operativo, pratico, cosa devo fare per sapere il peso, mettilo sulla bilancia, è importante. Faccio un altro esempio, un pochino più vicino al campo della biologia. Avete tutti sentito parlare del quoziente intellettivo? Sì. Beh, il quoziente intellettivo naturalmente misura l'intelligenza degli esseri umani. Si misura con appositi test. Il problema è che non abbiamo una definizione universalmente accettata e neppure generalmente accettata di intelligenza. L'intelligenza tutti la conosciamo intuitivamente, un po' come conoscevamo il peso qualche secolo fa, senza però che riusciamo realmente ad afferrarla e quindi anche a definirla in maniera puntuale, in maniera accurata. Tutti siamo in grado di dire che una persona è più intelligente di un'altra, quando la differenza almeno sia evidente, però poi che cosa vuol dire esattamente non siamo in grado di dire. Bene, gli psicologi hanno dibattuto per decenni e decenni il problema dell'intelligenza, senza uscirne mai, è un dibattito infinito. A un certo punto molti psicologi si sono messi d'accordo su un modello operativo. Hanno detto, sapete cosa facciamo? L'intelligenza è la cosa misurata dal quoziente intellettivo. Voi fate questo test e questo test misura l'intelligenza. Io non so cos'è, e come avete preso? Non so cos'è, ma la so misurare. Questo consente di andare al di là del dibattito filosofico e passare a delle capacità operative che ci consentono di indagare il fenomeno intelligenza. Altrimenti continuiamo a parlare all'infinito senza raggiungere mai un risultato. Modelli matematici. I modelli matematici servono prima di tutto per quantificare i fenomeni. Una cosa è dire che la mela cade, altra cosa è dire con quale accelerazione e che velocità avrà raggiunto dopo un certo numero di metri. Modello matematico, appunto le equazioni di Newton, vi dice come si comporterà l'oggetto del vostro interesse. Di più, un modello matematico ben fatto può fare delle predizioni di osservazioni non ancora effettuate. Un modello matematico deve essere relativamente semplice. Ormai possediamo una matematica sofisticatissima che è in grado di affrontare un numero immenso di situazioni reali o realistiche, però è chiaro che ogni volta che formuliamo un modello matematico dobbiamo mettere nelle equazioni le variabili che consideriamo rilevanti e tenerne fuori quelle che non pensiamo siano rilevanti, altrimenti le equazioni diventano rapidamente ingestibili anche da un supercomputer. Quindi, nel formulare un modello matematico, noi introduciamo ciò che secondo noi è rilevante per la nostra indagine. E a noi chi lo dice? Conoscenza e l'esperienza, ciò che sappiamo dell'oggetto dell'indagine e l'esperienza di situazioni simili che ci dice che certe variabili sono rilevanti e che altre probabilmente non lo sono. Potete costruire, per esempio, in ambito biologico, sono stati creati dei modelli straordinari del ciclo cellulare, ciclo mitotico delle cellule, i quali includono la maggior parte delle molecole rilevanti per il controllo del ciclo cellulare e il loro comportamento.
tutto tradotto in equazioni. Questi modelli sono in grado non solo di descrivere bene il comportamento di una cellula, ma sono anche in grado di fare, sono stati in grado di fare qualche predizione non scontata, non ovvia, comunque di predire fatti non conosciuti. Quindi i modelli matematici servono per quantificare, quando sono veramente buoni possono perfino aiutarvi a scoprire delle cose nuove. Poi ci sono i modelli grafici, questi non riusciremo a trattarli tutti oggi, però sono forse quelli più utili, almeno per il momento. I modelli grafici servono a visualizzare. A visualizzare cosa? L'oggetto del vostro interesse. E voi direte, va bene, ma che ci guadagno ad avere un modello grafico quando ho l'oggetto reale davanti a me? Buona domanda. Chi risponde? Che uso ho di un'immagine di un topo quando ho il topo qui? Un'immagine di un topo, di una sua parte, di quello che... Sì, beh, diciamo che l'immagine però è fedele, magari è una fotografia oppure un disegno molto accurato. E allora, avendo l'oggetto reale, perché dovrei usare un'immagine? Perché mi prepara a quello che poi io vedrò. Finalmente... No, perché lo sto vedendo in tempo reale, l'oggetto vero, quindi non ho bisogno del modello per prepararlo. Pensa alla definizione generale di modello. Per fissare l'immagine del topo, per averla poi in seguito quando non l'avrò. Beh, posso anche guardare il topo, prima ho bene nella memoria. Cosa? Qualche difficoltà a sentire. Per utilizzarlo come modello di paragone con altri, diciamo, elementi simili. Sì, si può fare, però ancora non ci siamo. Rappresentazione semplificata di una realtà. In che cosa un disegno è diverso da un topo? Le dimensioni. Per esempio le dimensioni. Paradossalmente il disegno può essere più grande del topo, mi può far comodo. Posso, disegno una fotografia, una macrofotografia, posso notare dei dettagli che sul topo reale non riesco ad osservare. Più ancora, in uno schema del topo, posso includere solo ciò che mi interessa. In realtà non sono in grado di fare un modello fedele di un topo, un modello fedele in senso assoluto. Un modello fedele di un topo è solo un altro topo. Ma un'immagine del topo che contenga solo gli elementi che ritengo rilevanti per il mio problema mi aiuta grandemente a pensare, invece di avere questo oggetto che si muove sul tavolo, che mi presenta in ogni momento un'immagine diversa, io mi fisso su pochissimi elementi che penso siano rilevanti. Esempio, questo attualmente è un planisfero, che è un modello grafico della superficie terrestre. È utile, oltre che per decorare le aule scolastiche? Beh sì, per studiare comunque i continenti, vedere montuose, i mari dove si trovano, i fiumi, insomma. Andarle a sperimentare persone è un pochino complicato, insomma, dovresti fare l'esploratore con il mestiere. E ancora non riusciresti a visitare tutto il mondo. In questo modello, naturalmente, abbiamo tutta una serie di caratteristiche salienti che ci interessano, cioè quali sono le terre emerse, qual è l'orografia del fondo degli oceani, dove sono le montagne, dove le pianure e così via.
E poi ci sono tantissimi altri elementi che ignoriamo. Qui non vedo la vegetazione, la fauna, non vedo la qualità dell'atmosfera, non vedo la forza di gravità e via 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 dicendo. Quindi questo è un modello grafico del mondo che mi serve per tantissimi scopi, incluso quello che dicevi tu. Ce ne sono anche di più banali. Posso facilmente trovare la distanza fra Roma e Pechino. Qui, con un righello, me la cavo in 10 secondi. Se dovessi misurarla materialmente, passerei dei mesi con una ruota guidandola davanti a me a vedere quante volte fa il giro. Quindi capite che un modello può essere potentissimo, ci può dare una rappresentazione della realtà che la realtà stessa non è in grado di darci. Quindi i modelli sono utilissimi nella scienza, perché dobbiamo indagare certe cose, per indagare, lo ripeto ancora una volta, dobbiamo ragionare su pochi elementi, perché non riusciamo a ragionare efficacemente, però i modelli possono anche ingannare. Proprio perché sono rappresentazioni semplificate della realtà, possono portarci fuori strada. Per esempio, quella che vi ho mostrato è una cosiddetta proiezione di Mercatore del globo terrestre. Come si costruisce? Si costruisce immaginando che il globo terrestre sia avvolto in un cilindro di carta e che dei raggi che partono dal centro della Terra vadano a colpire le pareti del cilindro e proiettino ciascun punto sul cilindro stesso. Se ci pensate un momento vedete un problema. Innanzitutto vi accorgete che la proiezione dei poli non esiste, non raggiungerà mai la parete del cilindro. E poi, come ulteriore portato di questo metodo di proiezione, le proporzioni delle regioni in prossimità dei poli alle alte latitudini settentrionali e meridionali aumentano, perché il cilindro non è tangente alla sfera come l'equatore, ma se ne allontana via via di più man mano che saliamo di latitudine. Quindi vedete la Groenlandia, che sia una grande isola, ma non è grande come il Nord America, certamente no, pure su questa proiezione appare essere. Quindi attenzione ai modelli, perché possono portarvi fuori strada proprio perché non sono completi. Qui è finita l'ora e quindi ci fermiamo e riprendiamo la prossima.